che sarebbe diventato così. Così come? Così serio. Una vicenda struggente destinata ad emozionare la platea approda al Teatro Roma Le Ultime Lune, opera portata al successo da Marcello Mastroianni, oggi riproposta presso la Sala Capitolina situata al Tuscolano, con repliche fino al 10 febbraio. Daniele Salvo dirige la messa in scena di un testo profondo in cui il ruolo della protagonista è affidato ad Andrea Giordana. I bambini sono in casa? No, sono usciti con la mamma. Verranno qua dopo che noi ce ne saremo andati. Ho preferito che non ti vedessero andar via così con la valigia e tutto, capisci? Capisco. La storia è nota, eppure nella sua semplicità conserva una potenza sorprendente, tutto ruota intorno alla figura di un professore universitario, ormai in pensione, triste per il vuoto lasciato dalla prematura scomparsa di sua moglie, interpretata da Galatea Ranzi, pronta a riapparire in continuo nella sua memoria. Il dolore per l'assenza della propria consorte si somma ad un rapporto difficile con un figlio ingestibile, ecco allora venire a galla il vero nodo interno alla famiglia, la mancanza totale di comunicazione. Io non ci credo che tu guardi la televisione di notte. Che ne sai, tu dormi. Ti avrei sentito, ti avrebbe sentito mia moglie. Dormite tutte e due come ghiri e russate come marmotte, o viceversa, chi è che russa, il ghiro o la marmotta? Papà, tu la notte non guardi la televisione, tu la notte leggi, oppure ascolti Bach, oppure, come tutte le persone normali, dormi. Chiuso tra i ricordi in un'anonima casa di riposo, un uomo alle prese con acciacchi e cattivi pensieri non potrà far altro che continuare a trascorrere il proprio tempo sfogliando album fotografici con la musica in sottofondo. Nel continuare a ricordare, l'ex insegnante si sentirà in qualche modo più vicino al cielo. Questa foto ce la siamo fatta fare da un ambulante, sai, quelli con la macchina con il panno che la copre, il treppiedi di legno. Non si vedono più in giro. No, ormai non esistono più.